Perché acquistare? Noleggia. Chiedici come. Soft Technology. Via Piano d'Ardine 48B, Avellino. Telefono 0825 610 435. Nasce il comitato organizzativo delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Francesco De Santis. Ieri l'insediamento a Roma. A presiedere il comitato sarà Gerardo Bianco, mentre a guidare quello scientifico sarà Tony Ermano. In collegamento telefonico con noi Gerardo Capozza, ex sindaco di Morra De Santis e segretario tesoriere del nuovo comitato. Beh, l'emozione è forte perché il Ministero dei Beni Culturali ha riconosciuto la proposta presentata dal professore Gerardo Bianco, dal professore Iermano, sull'attività già svolta negli anni passati, che è culminata anche con la pubblicazione ormai da 4 anni della rivista Studi dei Santisiani, sulla quale scrivono i maggiorenti studiosi dei Santisiani viventi. E questo ha comportato appunto il riconoscimento del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario Francesco De Santis, un riconoscimento importantissimo che ovviamente proietterà Francesco De Santis e il territorio in cui ha operato, tra cui è sicuramente l'Irpinia, a livello internazionale. Questo comitato durerà 3 anni e chiaramente in questi 3 anni dovrà rimettere alla luce tante cose attualissime del De Santis, soprattutto dal punto di vista De Santis politico e dal punto di vista De Santis letterario. Il programma c'è e sarà integrato ovviamente di ulteriori proposte, eccetera. La cosa importante è che noi a fine mese presenteremo ad Avellino, alla stampa, tutto il programma, diciamo, triennale. Un'altra cosa importante è il logo del bicentenario del Ministero dei Beni Culturali, lo ha come titolarità solo questo comitato e quindi ovviamente il comitato è presieduto dal presidente Gerardo Bianco e il comitato scientifico dal professor Iermano. Entrambi sono ben attenti a proposte serie, non di celebrazioni ma di riflessioni sul De Santis, sui vari aspetti del De Santis e sugli apporti che ancora oggi De Santis può portare sul nostro territorio in modo particolare.